Io non ero il primo film in America che facevo, ma col mio inglese che imparavo, io non parlo inglese, per cui lì c'è poco da bleffare, dici che non lo sai, impari le battute a memoria. E loro, va bene, mi prendono, anche in questo caso mi hanno preso, prima di firmare mi dicono, oh, naturalmente in inglese, of course, tu sai cavalcare, vero? Perché la prima scena era a cavallo, una battaglia forsennata e ne ammazzavo 7-8 di qua di là, al galoppo. Io, scusa, io cavalcare, io un cavallo l'ho visto da piccolo, quando c'erano ancora dei cavalli in giro, gli sbarusai, non ho mai visto un cavallo in vita mia, sono andato all'ippodromo, per cui ho detto of course, cioè di corsa proprio, no, perché la prima scena lì ho rischiato molto, devo dire, perché io ho bleffato sempre, dalla prima volta che ho fatto l'attore ho bleffato, continuo a bleffare anche ora, ma bleffare è sacrosanto, è giusto, bisogna veramente bleffare, non porti via niente a nessuno, poi ti mettono alla prova se ce la fai, hai bleffato per avere la chance, datemi l'opportunità. In questo caso ho rischiato molto perché tu hai firmato che tu sai cavalcare, poi vai in America e ti fanno un culo così, se non, se non è come, dici, ah, gli ho scherzato, cioè sono da anni, ti possono fare un mazzo tanto, eh. Poi però King Arthur succede così, io sono molto preoccupato, vado lì e l'istruttore che mi doveva allenare semplicemente a cavalcare, gli ho detto, guarda, un cavallo era il 2 metri, ha detto, ma io non so neanche come salire su questa torre qua, e dice, ma scusa, ma non... E la scena come fai? Ah, io la prima volta che vedo un cavallo dico, banassum. Comunque arriva il giorno che devo fare la scena, arriva. Ed era uno dei primi giorni proprio. Allora niente, mi presento sto cavallo davanti, adesso vedo, io pensavo adesso faccio finta di cadere, mi rompo, mi faccio male una gamba, faccio finta, insomma, mi do a vedere di sgambarlea, insomma, dalla situazione di merda, perché non potevo neanche fare 10 metri a cavallo. E allora niente, no, questo è un campo lungo, gli attori non vanno, sono risparmiati. Io come Clive Owen, un po' tutti, insomma, no? C'erano le controfigure, no? Ah, io l'ho visto là, cazzo, somigliavo proprio, no? Ero io. E a campo lungo, galop, galop, con la battaglia. Poi arrivo primo piano e lì sono salito. In quella settimana precedente avevo giusto imparato a salire e a scendere. Ci ho messo una smena perché salire non è facile, perché mi aggrappinevo per la criniera, un casino. Allora sono salito, un mio modo come dire, io col cavallo, e poi ero in primo piano, per cui non è che puoi cavalcare, ero fermo quindi. E fermo, lo tenevano fermo il cavallo, perché il cavallo quando sente action sono nati lì, come il coso, come i sparusati, lui va, no? Lui di action, il cavallo, perché sa che deve muoversi, non riuscivano a tenerlo, io anche, non è colpa mia, non sapevo che fare, ad un leva, non stava fermo. A un certo punto hanno ristretto l'immagine, hanno tolto quindi il cavallo, solo primo piano, non si vede il cavallo quindi, e mi hanno messo una cassetta sotto i culo. Mi ha tolto il cavallo e io facevo zac, zac, sangue dappertutto. E capì? Per cui l'ho scampata bella, devo dire la verità.